Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 982 di One Piece. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di fare alcune cose, ovvero sia iscrivervi se non avete ancora fatto, condividere il video, il canale, quello che vi pare con i vostri amici per farvi iscrivere, cliccare quel tastino lì e quindi lasciare un bellissimo like e seguirmi ovviamente su Instagram e TikTok. Secondo voi dove troverete i link di questi nuovi social? Benissimo, bravi ragazzi, proprio in descrizione, dove tra l'altro trovate i link di tantissimi video che vi consiglio di recuperare se non avete ancora fatto. E quindi vi tolgo anche il disturbo e la fatica di andarli a cercare. Sono già qui alcuni, poi se vi piacciono altri li cercate e ve li vedete. E ovviamente poi fatemi sapere la vostra a fine video commento. Un video commento che sarà molto particolare perché veramente questo è un capitolo dove molti nodi, no, 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 i miei, no, anche perché insomma, vengono al pettine. Fondamentalmente perché a parte che alcune cose vanno a sostegno del capitolo precedente, altre invece vanno a sostegno del video che è uscito qualche giorno fa, che vi consiglio di vedere e che vi lascio ovviamente sempre in descrizione e se riesco anche qui sopra, ovvero sia il video per quanto riguarda Wano, la guerra di Wano, se è una forzatura di trama o no, perché alcune cose adesso ne parliamo, purtroppo ci stanno già un po' spingendo verso una forzatura, penso che alcuni di voi l'abbiate già capito, e altre cose invece mi stanno anche dando sostegno sui vari video teoria che sto dando, che sto pubblicando in questo momento e quindi di conseguenza è un capitolo ottimo per tutti questi motivi. E poi perché è un misto di gag, è un misto di avanzamento di trama, è un misto di figaggine ed è un misto anche di Black Maria. Perché noi non possiamo non partire con il video commento parlando di Black Maria. In realtà sì, perché seguendo l'ordine cronologico ci sarebbe la mini avventura, ma lì mi limiterò solo a dire che è stato divertentissimo. Forse la gag più bella dell'intero capitolo è stata proprio la mini avventura, perché appunto mentre la Marina, che tra l'altro poi questo gioco di ruoli invertiti a Dressrosa, ok, cioè all'inizio c'è la Marina, poi c'è Capone Bega e gli altri che distruggono la Marina, adesso è la Marina che rincorre Capone Bega e gli altri. Comunque è divertente il fatto che la Marina è lì e mentre appunto lo scagnozzo, che non mi ricordo mai il nome di Capone Bega, prende in braccio Lola, Laura, insomma chiamatela come volete, e Scifon a prendere in braccio invece il marito e il figlio, quindi questo mi ha fatto davvero ridere, però più di questo non c'è proprio da dire sulla mini avventura. Però sul capitolo c'è tanto da dire, c'è davvero tantissimo da dire. Però lo facciamo prima, subito dopo, scusate, la sigla. Pronti? Via! No, è vero, non abbiamo ancora una sigla. Forse devo iniziare a farmela una sigla. Ok, e allora, Black Maria. Io appena ho aperto il capitolo e ho visto Black Maria, ho detto 10, 10, può succedere di tutto. Può succedere di tutto, può arrivare anche il diamante fatto persona, non mi interessa. 10, Black Maria. Black Maria che tra l'altro è talmente bella, talmente brava, talmente furba che dice: Ma fai fare il lavoro sporco agli altri che ti cercano tuo figlio? Ma io mi scoccio, sto qui, brindiamo insieme, facciamo festa, insomma, quindi Black Maria è già avanti. E questo è il vero girl power, no? Quello che fanno le proteste inutili. Comunque, fatto sta che è bellissimo vedere come appunto ci sia un clima di serenità che però adesso finalmente, era anche ora a livello di trama, viene un po' sconvolto perché finalmente arriva anche Kanjuro a destinazione. Però adesso ne parliamo. Cosa dire delle prime pagine? Prima di tutto, bellissimo il fatto che comunque Black Maria sia alta quanto Kaido, si era capito che era alta, però insomma non che fosse quanto Kaido, e comunque essendo la direttrice generale, diciamo, in qualche modo la delegata generale del circolo, di quello che sono fondamentalmente i bordelli, ci sta che faccia il suo ruolo nelle sedi opportune, cioè nel palazzo del potere, che in questo caso è Onigashima. Black Maria è ormai sul podio, anche se Bonnie non va mai, 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 mai tradita, però fondamentalmente ormai è lì. L'adoro, anche perché ha quel misto di sensualità, furba, è comunque furba, ma soprattutto è anche abbastanza premurosa. Cerca anche di prendersi cura, per come può, di un corpo martoriato di un bambino di 8 anni, cioè Momonosuke. E quindi è perfetta, ragazzi. L'unica cosa che non è perfetta è che non è Bonnie, però per tutto il resto è perfetta. Comunque, fatto sta che appunto iniziano questi discorsi dove Orochi, ovviamente, è convinto di aver avuto la meglio ormai sui poteri rossi, che sono un lontano ricordo, e quindi è felice, sta festeggiando, eccetera, eccetera. Kaido, nel frattempo, anche lui è felice perché comunque il piano sta andando bene, l'alleanza con Big Mom sta andando bene. Tra l'altro, no, il fatto che Kaido dica
siamo in una festa, possiamo festeggiare, quindi lui fondamentalmente è felice di esserci circondato da tante donne, dovrebbe togliere ogni dubbio su chiunque pensasse che ci fosse un matrimonio tra Big Mom e Kaido, perché a parte che veramente era scontato il no, perché prima di tutto non ha senso che dopo 30 anni che si conoscono si sposano per cosa? Per un'alleanza, poi che fanno? Si divorziano se va male, cioè... E secondo me non ci sarà neanche un matrimonio tra figli di uno e figli di un altro, anche perché altrimenti se ci fosse, così fosse stato, i figli di Big Mom a voglia che dovevano già stare un Higashima. Non è che tu fai un matrimonio ma aspetti ancora la sposa che arriva, cioè nel senso, quindi matrimonio levatevelo proprio dalla testa perché non arriverà. Se però volete sapere quale potrebbe essere, probabile, è probabile ovviamente, il rapporto tra Big Mom e Kaido e il favore che Kaido deve a Big Mom, vi lascio il video che ho fatto teoria qui sotto. Comunque, detto questo, a un certo punto però cosa succede? Kaido giustamente dice... Il tuo piano, Roshi, è stato perfetto. Neanch'io sapevo chi fosse stata, chi era la tua spia. Avrei potuto anche ucciderla. E questo comunque ci sta. Come appunto è coerente il fatto che appena arriva Kanjuro, gli uomini di Orochi e di Kaido, giustamente non sapendo che è un alleato, cercano di attaccarlo. E Kanjuro stesso dice che si scusa, ma per arrivare a Onigashima, ovviamente per non essere braccato, si è trovato costretto anche a uccidere alcuni uomini. Questo comunque ci sottolinea anche la forza di Kanjuro, che era già stata sottolineata da Kinemon. Però è meglio ricordarlo perché comunque quando ci sarà lo scontro, e io spero che sia come ipotizzato contro Kinemon, è ovvio che non dovremmo poi meravigliarci troppo se comunque Kanjuro non è così difficile, cioè non è così facile da sconfiggere, ovviamente. Comunque, a un certo punto però appunto c'è il rovino di quello che è il banchetto personale di Orochi, fondamentalmente, perché gli è andata proprio di traverso la bottiglia di vino che stava bevendo, perché arriva Kanjuro, tutti sono felici, ah, finalmente sei arrivato, ci siamo risolto tutti i problemi, perfetto, festeggiamo, e Kanjuro con Momonosuke appresso, quindi ammetto la mia colpa, perché io avevo ipotizzato che Momonosuke scappasse nei sotterranei da Kanjuro, perdendosi, perché appunto non conosce la zona, e poi fosse ritrovato da Yamato. Così non è stato, mia colpa, teoria rovinata, però non fa niente perché... E adesso bisogna vedere ovviamente come entrerà in scena allora Yamato, perché io pensavo che entrasse in scena in quel modo. Non è successo, non fa niente, voglio capire adesso come entrerà in scena. Kanjuro ovviamente ha saccagnato un po' di botte il bambino, perché appunto abbiamo immaginato tutti che avesse provato poi a scappare. Non ci è riuscito, è stato saccagnato di botte e Kanjuro fondamentalmente dice a Orochi e Kaido che il piano non è riuscito perché gli altri hanno scoperto che lui è la spia, o per meglio dire lui proprio si è in qualche modo manifestato come spia, cioè l'ha detto proprio pubblicamente perché Kinemon stava iniziando a pensare ma chi di noi poteva dare, eccomi sono io la spia, cioè l'ha detto proprio Kanjuro, quindi non c'è stato neanche da indagarci più di tanto. Ma il piano è stato rovinato soprattutto perché le navi mandate in mare aperto per abbattere l'alleanza sono state sconfitte. L'alleanza è più forte che mai e alcuni di questi uomini, ci informa il capo degli Oniwa Banshu, sono direttamente già a Wano, a Onigashima e sono anche nella sala del banchetto. Che sono appunto Killer, Kid, Luffy e Zoro, che noi già sapevamo esserci, e che se ne sta occupando fondamentalmente Queen con i Tobiroppo presenti, che in questo caso dovrebbe essere appunto l'unico Uzhu, perché Ultri e Page One sono da quelle parti, perché Luffy e gli altri comunque per incontrarli a fine capitolo vuol dire che non si sono allontanati troppo dalla sala del banchetto. Sasaki, adesso ne parliamo perché è stata la cosa più obbrobbiosa di questo capitolo, e Black Maria, è Black Maria. X-Drake non pervenuto, quindi comunque anche se Queen non dovesse da solo riuscire a tenere sotto controllo la questione, ci sono minimo tre Tobiroppo adesso, Page One, Ultri e Uzuwoo, che possono dar manforte alla calamità, ma comunque la calamità in teoria è molto più forte di loro, quindi da sola dovrebbe riuscire a farcela. Comunque, Kanjuro quindi spiffera che la situazione è un po' sotto controllo, ma al tempo stesso Orochi dovrebbe essere rassicurato dal capo dei ninja, perché questo dice: ok, noi ci sono questi intrusi, se ne sta occupando Queen, di samurai e di altre navi neanche l'ombra, che è appunto il piano di Kinemon, era proprio questo, di non farsi scoprire. Perfetto, ovviamente però Orochi, per il carattere e l'indole che ha, che da un lato l'ha portato a essere prudente, perché lui era l'unico che credeva alla leggenda ed è stato l'unico a mettere i bastoni tra le ruote a Ruffy e gli altri,
Nessun altro ha messo i bastoni tra le ruote. Se Orochi fosse stato meno credulone, mettiamola così, più arrogante, non avrebbe, nessuno avrebbe messo i bastoni tra le ruote. Le navi non avrebbero mai dovuto cambiare porto, nulla. Quindi Orochi ha questo merito, anche se molti dicono che è un demerito, ma il suo essere pauroso per me è un grandissimo merito, perché è l'unico che va molto prudentemente e ci va anche adesso, ragazzi. Cioè, lui dice: io non voglio essere rassicurato, io voglio sapere che sono morti. E lo dice nello stesso capitolo dove gli stessi uomini di Kaido lo dicono: questa è la fortezza più sicura al mondo, perché anche se vengono qui, noi non è che abbiamo il solito dispiegamento di forze armate, che sono quelle che sono, perché il resto dell'esercito è chissà dove. Noi abbiamo tutti gli uomini qui. Tutti gli uomini qui. E come fa un attentato allo Stato durante il giorno della Repubblica, dove tutte le forze armate sono in parata? Cioè, è abbastanza complicato, no? Ma nonostante questo, Orochi ha paura. Orochi ha paura avendo Kaido a fianco. Cioè, Kaido è a fianco a Orochi. Orochi ha paura. E questa paura, da un lato, sicuramente è una gag, perché comunque, appunto, cioè, hai Kaido e Big Mom che sta arrivando, cioè dovresti essere proprio in una botte di agalmatolite, neanche di ferro. Però questa sua paura, secondo me, lo porterà a essere comunque l'unico prudente, almeno a non sottovalutare gli avversari. Infatti, visto che a lui ormai piace fare esecuzioni pubbliche in piazza con le croci, i pentoloni, eccetera, eccetera, e Oden e Yasu insegnano, lui vuole fare questa cosa anche come Momonosuke, cioè vuole metterlo in croce in pubblica piazza per far capire che l'ultimo dei Kozuki, perché lui crede ovviamente che Iori, a parte che Iori non sa neanche che è viva, ma crede che Komurasaki, che sarebbe Iori, è morta, quindi sta a posto da questo punto di vista. L'ultimo dei Kozuki, e vi invito anche a rivedere il video analisi sui Kozuki, sulla famiglia Kozuki che ho fatto, che vi lascio qui sotto, deve essere in pubblica piazza, pubblicamente eliminato, in modo tale che tutti capiscono che la supremazia del clan dei Kurozumi batte quella del clan dei Kozuki. Perfetto, quindi diciamo, sicuramente questo apre lo scenario a un ipotetico salvataggio da parte di Luffy o comunque dell'alleanza verso Momonosuke, non solo perché Luffy gliel'ha promesso, e in questo capitolo viene ripetuto le parole che Momonosuke ricorda, dice: Luffy mi ha detto che devi sopravvivere perché ti vengo a salvare. E poi è in pieno stile Luffy, in pieno stile ciurma di cappello di paglia, in pieno stile One Piece. Cambio di scena, arriviamo nella parte più interessante del capitolo. Marco. Marco la finisce perché ci sono due cose interessanti. Oda prima di tutto ci ha trollato perché ci ha fatto leggere il contenuto del biglietto, che giustamente, essendo ormai a Wano, non ha più bisogno che Nekomamushi ce l'abbia per dare a Luffy. Il messaggio glielo dava Marco. Ed è bellissimo questo off-screen, cioè no, è come se loro non volessero farci sapere il contenuto del messaggio, ma Oda ce lo fa sapere comunque, cioè è come se Marco dice: vabbè, buttalo, è inutile che la gente lo sappia. Oda invece dice: sì, io te lo faccio buttare, ma mentre vola il foglietto lo apro e la gente legge cosa c'è. Il messaggio di Marco, molti ipotizzavamo, io in primis, erroneamente, che fosse l'ubicazione di un roido, ponigrifo, di qualcos'altro. Oda ci ha trollato nella maniera più, da un lato semplice, dall'altra forse sempliciotta, perché comunque è un po' sempliciotta, semplicemente la frase: anche se arrivo in ritardo, ti vengo ad aiutare, Rufy. Che sicuramente è un troll della Madonna, cioè veramente ci ha trollato. Ma dall'altro lato, cioè, non ha neanche più senso quel messaggio. Non è che dici: quel messaggio aveva un'informazione utile, Rufy non la sa più dal biglietto, la sa da Marco. Che Marco va vicino a Rufy, lì, in presenza, dice: ehi, eccomi qua. Ah no, io ti ho inviato un biglietto dove ti dicevo che poi ti avrei raggiunto. Non ha senso, è già lì, sei già qui. Non, a me, Rufy, non interessa neanche più sapere qual è il contenuto del biglietto. Se fosse stata un'informazione importante, che me lo dici tu al posto del biglietto, a me cambia. Ma che tu sei qui e nel biglietto mi dicevi che venivi, non cambia niente. Però, perché se in questo Oda ci ha trollato, in un'altra parte invece può aprire uno scenario a quella che è la mia personale teoria sui possibili arrivi esterni a Wano. Perché oltre a Nekomamushi, oltre a Marco e probabilmente buona parte dell'ex flotta di Barbabianca, ebbene sì, signori, c'è qualcun altro. Ed è la cosa che mi ha fatto scervellare in queste ore prima di fare il video, perché fondamentalmente non è della ciurma di Barbabianca, perché dice: Marco, ti sei mosso subito. Non è che dici, cioè, se facesse parte dell'ex ciurma di Barbabianca, avrebbe iniziato la frase col dire: ci siamo mossi
subito, oppure se ha lo stesso rimpianto condiviso con Marco, avendo conosciuto Oden in passato, avrebbe detto ci siamo mossi in ritardo, oppure avrebbe condiviso le parole di Marco nel dire se avessimo saputo che la questione era questa, saremmo venuti subito a salvare Ode. Quindi della ciurma di Marco e quindi di Barba Bianca non è, quindi non è né vista né in Diamond Jutsu, che secondo me comunque ci sono, ma non è quella persona lì, perché appunto, avendo conosciuto Oden, non se ne sarebbe uscito con la frase: ah, tu Marco, che ci tieni di più di me, evidentemente ti sei mosso veloce. Avrebbero detto: ci siamo mossi subito, oppure peccato che non ci siamo mossi prima, a saperlo prima. Non è Nekomamushi, perché Nekomamushi lo vediamo a fianco a Marco con il personaggio in penombra, quindi chi può essere questo personaggio in penombra? Quindi, se non è della ciurma di Barba Bianca, di Marco, chiamatela come volete, non è Nekomamushi, può essere fondamentalmente chiunque, però è al tempo stesso qualcuno che secondo me non conosceva Oden, perché non è che lo dice con rimpianto, dice ok, anzi mi stupisce che tu Marco ti sei mosso subito per questa persona che evidentemente non conosco e quindi non capisco il perché tu ti sei affiondato a lasciare il tuo villaggio, quindi non conosce neanche Oden, probabilmente quindi non è tanto vecchio, non fa parte di una generazione tanto vecchia, però comunque è interessato ad aiutare quantomeno Marco o l'alleanza, o perché è un personaggio amico a Rufy, o perché ne approfitterà per abbattere gli imperatori. Ora, fatta questa premessa, io ovviamente vi dico quelli che sono per me i personaggi più probabili che possano essere questo personaggio, che vediamo tra l'altro in un mantello, ma sappiamo che Oda nelle penombre fa, ti disegna la luna e poi ti fa vedere un gatto dal vivo, cioè non è questo il fatto. Ovviamente, seguendo coerentemente il video teoria personale sui possibili arrivi, togliendo fondamentalmente i membri della Marina che non andrebbero sulla nave di Marco, togliendo Marco e Nekomamushi perché già ci sono, togliendo anche la flotta di Luffy perché ne sono più di una, mi sembra ovvio che non possono essere loro, io ipotizzo, e anche Gecko Moria. Gecko Moria, se arriva, non credo che arriva sulla nave di Marco. Dovrebbe essere qualcuno che ha intercettato Nekomamushi e Marco nel viaggio e ha deciso di unirsi a loro per arrivare a Wano. Chi può essere? Il personaggio più probabile, secondo me, è Crocodile. Prima di tutto perché Crocodile ha un mantello. Secondo di tutto perché Crocodile si è ricominciato gli affari loschi nel nuovo mondo, o comunque sa il fatto suo, sa dove trovare le informazioni, è uno dei più probabili che sappia della futura guerra e che sa che Marco e Nekomamushi si erano mossi, e poi perché fondamentalmente, secondo me, ha anche lui l'aspirazione di abbattere gli imperatori. Quindi io vedo più probabile Crocodile per almeno questi tre motivi, anche perché con Marco e gli altri già li ha conosciuti a Marineford, si può dire che contro Sakazuki a un certo punto hanno combattuto insieme, ricorderete la scena di Crocodile che si schiera a fianco alla ciurma di Barba Bianca, quindi questi quattro motivi, secondo me, possono essere sufficienti per ipotizzare Crocodile. Sarebbe anche un bel ritorno, un bel entrata in scena e sarebbe il terzo personaggio che personalmente indovino. Può essere altrimenti Bonnie, potrebbe essere Bonnie, anche lei avvolta in un mantello, magari ha lasciato i Reverie 10 giorni fa e anche lei, visto che lei sa tante cose, perché Sakazuki lo disse, disse quando sei scappata il governo ha tremato, quindi vuol dire che sa molte cose, potrebbe aver intercettato anche lei Marco e Nekomamushi e andare con loro. Oppure tra i probabili personaggi che io, perché è da lì che sto pescando i personaggi probabili che ho ipotizzato, resta Uroge, però Uroge davvero sarebbe proprio un caso che se l'è trovati davanti ed è andato. Capone, per quanto la mia avventura potrebbe essere un indizio che parla di Capone e rivediamo Capone nel manga, però io ci vedo più probabile o Bonnie, ma ancora più probabile Crocodile. Vedremo, vedremo, Oda ci dirà anche questo. Comunque, fatto sta che stanno arrivando molti aiuti esterni, alla faccia di chi diceva: ma come lo leggi il manga? Come ce lo dice Oda, come ce lo disegna così lo leggo. Quindi, ok. E questo mi fa capire che a volte, no, criticate senza fondamenti. Vabbè, comunque, fatto sta che, passato questo scenario, arriviamo allo scenario più brutto. E cioè, sì, vabbè, Sasaki e Denjiro. Ragazzi, allora, io capisco che nel video che ho fatto qualche giorno fa, che vi rimando, abbiamo provato a dire che la forzatura è dietro l'angolo. Ma non così, ma non così. Ho anche detto in live che i Tobiroppo per me sono battibili, ma non così. Cioè, ragazzi, ma voi vi rendete conto? Noi stiamo parlando di uno dei Tobiroppo, no? Che comunque Sasaki, che noi ipotizziamo essere anche tra i più forti, perché comunque vuole combattere contro Uzu, vuole combattere contro le calamità, insomma.
ex capitano di ciurma, ha il cappello da marinaio, quindi sembra anche navigato, esperto. Così, arrestato al muro con le catene in un attimo. Da chi poi? Da Denjiro e quattro scagnozzi a caso. Come? Perché? 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 Questa è stata la cosa più brutta. Questa è stata proprio una di tutte quelle tante forzature che ci trascineremo poi da adesso fino alla fine dell'opera e della saga, soprattutto. Però brutta, brutta. Permettetemi di dirlo, brutta. Avrei preferito un Sasaki che in maniera bonaria si fa abbindolare nel credere che appunto Denjiro è ancora cattivo. Denjiro semplicemente dice: devo entrare al castello. Sasaki dice: ok, entra, ci vediamo. Io vado a cercare Yamato e ci siamo visti, stretta di mano. E ciaone, ma non così. Ma che cos'è, dai, ma di che stiamo parlando? Cioè, no, no, questa cosa non mi è piaciuta. Poi magari ne parliamo anche prossimamente. E poi si arriva alla parte finale del capitolo. Spero non di aver dimenticato niente perché, come sempre, ah, ok, ma Big Mom, alla faccia di chi diceva, quello poi la faccia di Big Mom era così sorpresa, ha perso la memoria. No, a parte che era chiaro che Big Mom era una gag proprio. Avete presente le furie dell'imperatore Isma, quando si mette i cetrioli qua e tutte le creme? Sono quelle tipiche facce di quei personaggi crudeli, cattivi, alla Crudelia Demon, che però quando si fanno il beauty di bellezza, si viene mostrato anche fisicamente le rughe, la loro bruttezza interna ed esterna, e in questo caso è il caso di Big Mom. Big Mom non ha perso la memoria, e l'abbiamo visto, tra l'altro bellissimo il fatto che praticamente a tenere la bada siano Usopp e Chopper, no? I due più coraggiosi del mondo, quindi praticamente un imperatore viene tenuto a bada da Chopper e Usopp. Ok, perfetto. E Nami, Carrot e Shinobu, mentre stanno cercando alcune informazioni, dicono: ma non dovremmo aiutarli? E Nami fa: no, no, se la caveranno. Carrot fa: ma quella è Big Mom. E Nami fa: appunto, noi che potremmo fare? Come, cioè, meglio che muoiono loro che moriamo anche noi. E nel frattempo, però, è interessante vedere come Loomis Prometheus è ancora lì e si arrabbia. Giustamente dice: ah, lei è quella che ha rubato Zeus. E quindi adesso vedremo forse un Zeus contro Prometheus. Senza però Big Mom presente a comandare Prometheus, quindi credo che questo sia una debolezza, cioè Prometheus è più debole adesso, quindi Nami potrebbe paradossalmente batterlo. Nel frattempo il piano va avanti, ma soprattutto la cosa più interessante è appunto il sottomarino, comunque gli altri sanno che Nekomamushi è arrivato, e poi c'è la parte finale dove Ultri e Page One fanno, diciamo, non lo so, a me non si a qualcuno ha ipotizzato essere fidanzati, ma per me sembrano più due fratelli di vecchia data, cioè i due fratellini proprio. Fratelli, ho toccato il muro. Sì, comunque, a parte questo, cioè, voglio dire, insomma, sono molto amici. E però, appunto, incontrano Rufy. Come ho detto prima, non devono essere troppo lontani dalla sala del banchetto. E adesso, bisogna vedere Rufy, ovviamente, se combatterà contro Ultri e Pejuan, che io reputo essere anche tra i più buoni dei Tobiroppo. La stessa Black Maria, ripeto, ha cercato quantomeno di provare compassione per Momonosuke. Non è che l'ha salvato, però ha provato compassione, cosa che Orochi non ha provato e Kaido neanche, ovviamente. Kaido dice: io sono deluso, mi ricordo di te, come mi hai deluso allora, mi hai deluso anche adesso. Però fondamentalmente io li reputo anche tra i più buoni, Page One e Ultri. Buoni con le pinzette, quindi che Rufy li sconfigga o ci combatta adesso, non credo. Non che poi tutto può essere, tutto può essere. E quindi niente, devo dire qualcos'altro, non mi ricordo. Comunque, fatto sta che il capitolo finisce qui. Settimana prossima non dovrebbe esserci pausa. Ovviamente gli scontri, gli scaramucci che vediamo adesso non sono gli scontri finali. Quindi, per ora, incrociando le dita da Bartolomeo, il video per quanto riguarda i possibili scontri a Wano è ancora salvo. Poi vediamo in futuro. Ovviamente può variare o no. E fondamentalmente vedremo adesso come Big Mom ritorna in scena e nel frattempo chi sono, diciamo, i nuovi arrivi che arriveranno fondamentalmente a Wano. Io vi ricordo ovviamente l'appuntamento di domani, faremo un video a un po' considerazioni generali senza troppi spiegoni accademici sul coronavirus, cercherò di dirvi un po' la mia, cercheremo di ragionare un po' insieme, vi aspetto anche lì, veramente lo so che non parlo di manga e anime in quel video, però ci tengo anche perché sono materie che studio all'università. Creiamo una sorta di dibattito civile, ovviamente, ragioniamoci un po' su, senza però appesantire l'atmosfera da cui siamo usciti da questo lockdown, ovviamente, però
giusto due chiacchiere il sabato pomeriggio si possono fare in amicizia. E ovviamente vi ricordo di iscrivervi e condividere, di lasciare un bel like, di farmi sapere ovviamente la vostra e seguitemi quindi anche su Instagram dove faccio meme, sondaggi e su TikTok. Se ho dimenticato qualcosa la dirò probabilmente in qualche altro video, in qualche approfondimento in live. Nella prossima settimana video sulle carte di One Piece appena mi arrivano, se riesco video su Naruto, live speciale con ospiti su Dragon Ball. E poi anche video commento del capitolo di Super che dovrebbe uscire. Beh, detto questo, quindi fate i bravi, studiate e siete umani e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, e viva Black Maria e Bonnie. Bonnie Black, BB, B&B, perfetto. Ciao.